Questo programma è offerto da Maldarizi Automotive. Anto, arrivano quei miei amici di Torino. Dove li porto a pranzo fuori? Senti, Giova, portali dall'osteria da Gigino. Ah. Ti fai fare un bel menù tipico tipo, locale. Orecchiette cene di rape, patate di saccozze. Per secondo. Avessi avuto soldi. Gimrid. Mahmood. Lo so che è Mahmood, sto dicendo per secondo un Gimrid. E che sono questi Gimrid? Giova, le basi, i Gimrid, la braccia accesa. Ma non l'ho mai sentiti. Cioè, tu non sai cosa sono gli Gimrid? No. Giova, gli Gimrid, ma tu sei di Bari. Mi chiamo Giovanni, sono nato a Bari, ma la mia famiglia non è pugliese. Sono cresciuto a cavallo tra le tradizioni della Puglia e della Sicilia, la mia terra di origine. Dovrei essere cintura nera del folklore barese, visto che sono nato, cresciuto e vissuto qui. Invece no, non ci capisco nulla e i baresi lo hanno capito e mi guardano con sospetto e mi fanno sempre la stessa benedetta domanda. Oh, ma tu sei di Bari? A Bari il cibo è una certezza, come lo è il fatto che io non sappia cosa siano questi Gimrid e come il fatto che adesso un esperto ce lo spiegherà. Andiamo a trovarlo, venite con me. Rieccoci qua con una vecchia conoscenza ma sempre graditissima, Giorgio Borrelli, ricercatore presso l'Università degli Studi di Bari in filosofia e teoria del linguaggio. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Allora, ti devo fare una domanda. Io volevo approfondire l'argomento, perdona la pronuncia, non so se è corretta, Gimrid. Mm-hmm. Sono andato a fare delle ricerche e si parla della Mesopotamia. Ora, io onestamente ho difficoltà ad arrivare in Mesopotamia, quindi vorrei sapere dove li posso trovare e cosa sono Gimrid, perché hanno questo nome un po'... esotico? Diciamo esotico. Va bene, beh, diciamo che li puoi trovare ovunque, direi, a Bari, dalle macellerie alle bancarelle. No, sappiamo... Parliamo di carne. Certamente, sì, sappiamo che è un tipico piatto della tradizione barese, ma non solo, anche pugliese, ma non solo, probabilmente direi forse di tutto il centro meridione, sì, dell'Italia. Quindi li possiamo trovare in tutta la Puglia? Sì, in tutta la Puglia, probabilmente in regioni diverse con nomi diversi, a Bari si chiamano Gimrid. In italiano hanno un nome... Ma se non sbaglio in Abruzzo si chiamano torcinelli o qualcosa del genere. Sì. Quindi attorcigliati, torcinelli, sì. Mi fa pensare a qualcosa di... Esattamente. Cosa sono? Ed è proprio forse questa idea di attorcigliamento che ci può dare un'indicazione sull'origine del significato della parola. Cioè? Perché la parola deriva dal latino, da glomus. Quindi che... Gimrid deriva da glomus. Sì, glomus, glomeris, genitivo. Non è altro che il gomitolo, glomus è il gomitolo, quindi probabilmente la forma di questo piatto della tradizione rimanda alla forma del gomitolo, glomus appunto. A me questo glomeris, hai detto glomeris, sì, giusto? Sì. Fa pensare a rene, perché il mio background è scientifico, da quel punto di vista è glomeris è una porzione del rene, che è proprio un attorcigliamento di vasi sanguigni. Ah, ecco. A questo punto certo. Mi viene il dubbio che questo glomeris, appunto, certo, cioè, certamente. Sempre la questione del gomitolo, sì. Forse è proprio quello. Sì, e del resto anche sappiamo che gli Gimrid sono fatti di interiora. Adesso io non so se c'è anche il rene nella ricerca. Però il rene comunque però sta all'interno, è l'interiore anche quello. Vicino e quindi sì. Tu hai interiora come... Io non le gradisco tanto. Ma io, a me piacciono molto i Gimrid, li mangio volentieri. Se preparate Gimrid, invitate lui, non me. Accetterò volentieri. Va bene, io adesso vado dai baresi a chiedere se li mangiano, se sanno come sono fatti. Insomma, vado... L'origine del nome. Assolutamente. Grazie mille. Grazie. Ci vediamo presto. Voi venite con me. Gimrid. I fegatini... Oh, d'agnello. Cosa sono? Le Gimrid. Sono delle cose fatte con le budelle. E il rivoltino. Di che? Di carne. Di che carne? O di fegato, o di polmone. Polmone pure? Anche. Sono l'interiore dell'agnello. Mm. E che poi viene messo, diciamo, agli arrotolati con lo stesso intestino dell'agnello. Mm. Mettono l'endrame, mettono. L'endrame di che cosa? Cioè, quindi proprio l'interiora? Delle Gimrid, non so, come viene chiamato l'endrame, signor? C'è fegato, la budella viene fatto usare, d'agnello. Quindi di agnello, perché una signora prima mi ha detto di cavallo. No.
di agnello, perché lì c'è la milza, il fegato, allora c'hanno le cose che li fanno. D'agnello! D'agnello! Sono due tipi di. Le pulce bianche che sono più piccoli e quelli altri che sono più grandi. C'è solo il gimrit, che dà sud, che dà indossora. Lei li mangia l'ingimrit? L'ingimrit sembra ma. E come mi spiega come sono fatti? O forno. L'ingimrit. Gli involtini. I torcinelli. I torcinelli. I torcinelli. E di che cosa sono fatti? Cioè, dalle budella degli agnelli. L'ingimrit sono le cose che, come il tortellino che si faceva. Pasta. Eh? Tortellini come pasta? Le gamride è una cosa, il tortellino alla bavola. No, le gamride tu. No, le gamride vengono fatte da... Ti tengo la bici così. Dell'andrema dell'ape, della pecora. Le gamride, metto la fracella, la rebel, metto venga. Carbone, a pece e metto sopra le gamride, arrosto a Bari Vecchia. Quindi non qua, ora andiamo a Bari Vecchia. Questo programma è stato presentato da... Maldarizi Automotive.